Oggi, per l'oggetto del mese, siamo qui al Museo Pecorini e in particolare nella sala dedicata al Paleolitico e sono accanto a una vetrina molto particolare, molto importante. All'interno di questa vetrina, come potete osservare, c'è una statuina in pietra. Questa statuina ha forme femminili ed è una delle tante statuine di forma umana con attributi femminili molto evidenti trovate in varie parti d'Europa e anche in paesi fuori dall'Europa. Questi oggetti risalgono grosso modo al Paleolitico superiore, quindi una fase finale del Paleolitico, parliamo di circa 20.000 anni fa, e sono molto molto importanti perché insieme ad altre testimonianze di cui vi parlerò tra breve, sono oggetti che testimoniano un aspetto importantissimo nell'evoluzione dell'uomo e delle sue capacità intellettuali. L'oggetto in specifico è una statuina femminile. Come ho già detto, sono state prodotte moltissime statuine in quel periodo dall'uomo sapiens in varie parti del mondo e oltre a questi oggetti, con queste fattezze più o meno, le fattezze sono simili, ma ci sono alcune che sono anche diverse come conformazione della testa, eccetera. Oltre a questi oggetti ci sono anche moltissimi ciottoli incisi e dipinti. Tutta questa forma di arte, definita appunto arte del Paleolitico, si definisce arte mobiliare perché appunto sono oggetti piccoli, di piccole dimensioni. Accanto all'arte mobiliare abbiamo l'arte parietale, che invece sono le pitture e incisioni in grotte, con rappresentazioni soprattutto di animali. Tutto questo grande mondo di rappresentazioni, di testimonianze, quindi sia le veneri, le ciottoli, che l'arte pittorica incisa o dipinta appunto all'interno delle grotte, rappresenta appunto l'arte del Paleolitico. Detto così può sembrare una faccenda banale, non lo è. Perché? Perché questi oggetti si vengono ritrovati praticamente verso la fine del Paleolitico. Immaginate che in Europa, per almeno 1 milione di anni, l'uomo ha prodotto oggetti che vengono utilizzati per uso quotidiano, oggetti per rompere ossa, per lavorare il legno, per tranciare la carne, eccetera. Questi oggetti, come potete vedere, non hanno una funzione legata semplicemente ad un uso quotidiano. La loro funzione è, diciamo, di altro livello. Questa in particolare è la cosiddetta Venere di Savignano, trovata casualmente nel 1925 da un signore che stava lavorando la terra. La zona è vicino a Modena e Savignano è un comune che sta sul fiume Panaro, infatti si chiama Savignano sul Panaro, vicino a Modena. La sua fattezza, come vedete, è diciamo, tipicamente femminile, grossi seni, un ventre prominente, anche i glutei sono prominenti. Si suppone che sia legata in qualche modo alla fertilità della donna o a qualche capacità attrattiva femminile. Le veneri in genere presenti in varie parti del mondo hanno queste caratteristiche, non tutte, ma molte di loro. L'aspetto importante dell'arte della preistoria, di cui appunto le veneri fanno parte, è che non sono oggetti legati ad un uso spicciolo quotidiano per mangiare, per tagliare o per fare altri strumenti, ma sono oggetti che hanno un contenuto simbolico, cioè vogliono in qualche modo rappresentare la figura femminile, la rappresentano con questi tratti anatomici molto evidenziati. Quindi sono ovviamente oggetti di uso simbolico, sono oggetti comunicativi. Questo sia le veneri, sia i ciottoli incisi o dipinti, sia le pitture o le incisioni in grotta. Questa capacità di voler comunicare, cioè di trasformare la materia per creare oggetti che hanno proprio una capacità comunicativa e simbolica molto evidente, sta a testimoniare che l'uomo ha raggiunto una capacità intellettiva di un certo livello e sono il preludio a quello che sarà poi nelle civiltà complesse l'aspetto, diciamo così, più conosciuto della comunicazione, cioè le forme di scrittura. L'inizio, i primi vagiti di questa volontà comunicativa sono questi oggetti di arte preistorica del Paleolitico superiore, che appunto sono le veneri e tanti altri oggetti di questo periodo. Mario Amore, Laboratorio di Paleotecnologia del MUCIV, Museo delle Civiltà.